Domani sarà istituito lutto cittadino per la famiglia di Marco. Sicuramente tutta la cittadinanza si è avvicinata alla famiglia, è stata una tragedia immane per tutta la città, un pensiero per chi resta. Bisogna non smarrire il filo della speranza, perché chi resta deve continuare a vivere e non può sentirsi o essere schiacciato da una tragedia che indubbiamente viene alleviata dal calore di chi manifesta solidarietà e vicinanza. Ho chiesto che i funerali di questo nostro fratello sfortunato vengano celebrati in cattedrale, celebrerò io stesso domattina. Ci sono i due figli che mancano all'appello, credo che ormai nessuno più si illude che possano essere ritrovati felicemente in vita. È un momento triste perché alla crisi materiale della marineria si aggiunge anche questo dolore profondo di una tragedia che non era annunciata, ma che proprio per questo forse colpisce ancora più duramente tutti. Facciamo sentire veramente il calore nostro a una famiglia e a una categoria di lavoratori che hanno tanto dato alla nostra città per il suo benessere passato e speriamo anche per un certo progresso futuro.